Questo programma è presentato da... Cari amici del 60 News, quest'oggi saremo in collegamento con un dottor chiamato Davide Mottola, psicologo esperto in psicodiagnostica e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale in formazione. Tra l'altro oggi le mie care amiche si fanno un po' gli occhietti. Salve dottore, benvenuto, insomma, oggi parleremo di un tema che non finirò mai, infatti le abbiamo trattate diverse volte. Oggi ho voluto intitolare proprio la mia puntata Depressione, quella sì che ne abbiamo parlato, però con lei entreremo proprio nei dettagli come conoscerla e soprattutto affrontarla. Grazie dottore che insomma ha accettato il mio invito. Grazie a voi per l'invito. Allora, dottore, lei lavora presso il TCE della Therapy Center, dove praticamente noi ogni mese facciamo una carrellata, insomma siete davvero splendidi, soprattutto super super professionali, dove appunto lei svolge il ruolo di coordinatore della sede di Aversa, occupandosi di psicoterapia e valutazione della psidiagnostica. Io volevo sapere che cos'è la depressione, dottor Mottola. Allora, quando si parla di depressione, ovviamente la prima cosa che viene in mente, no, è la tristezza. La depressione in realtà è qualcosa di più, qualcosa di molto più approfondito, qualcosa anche di molto più invalidante della semplice tristezza. Innanzitutto bisogna fare un po' di chiarezza, no, anche dal punto di vista terminologico, ma anche bensì nosografico. Quando noi facciamo una diagnosi e parliamo di depressione, noi parliamo in realtà di una intera categoria diagnostica, che sono i cosiddetti disturbi dell'umore. All'interno di questi vi è la depressione maggiore, che rappresenta un po' l'argomento di oggi, ma in generale quella che è più conosciuta. La depressione si caratterizza per tutta una serie di aspetti, no, che va dalla tristezza, ma lo vedremo, no, nel corso della puntata di oggi, sintomi che non soltanto riguardano l'umore, ma riguardano il comportamento, riguardano l'energia della persona, riguardano l'aspetto cognitivo, mentale, di pensiero, e che quindi nel corso del tempo, quando questa si cronicizza, può diventare anche invalidante per la persona. Perché se non ben trattata o non affrontata può rischiare di diventare quasi una malattia cronica che ciclicamente poi si ripresenta nel corso della vita. Di solito, dottore, la depressione viene definita il male del secolo. Lei cosa ne pensa? È assolutamente così. Abbiamo anche dei dati che confermano questo, no? In particolare due su tutti. In Italia abbiamo un grandissimo numero, no, di casi di depressione. Si parla quasi del 11-12% della popolazione che nel corso della vita ha almeno affrontato un momento, un episodio depressivo. Poi vedremo bene, no, di che cosa si intende. Dato ancora più importante è che ogni anno vengono pubblicate, no, le classifiche quasi dei farmaci più venduti, no? In Italia, come in realtà il trend è internazionale, gli antidepressivi rappresentano i farmaci più venduti in genere. Questo implica sia, cioè fa capire, no, ed esplicativo sia di quanto questa problematica sia presente, sia diffusa, ma come anche magari è anche sottovalutata, tant'è vero che si stima che soltanto un piccolissimo numero delle persone che nella vita hanno sofferto di depressione affronta un percorso o farmacologico, quindi psichiatrico, o ancora di più psicoterapeutico. Ma dottore, io con lei volevo un attimino soffermarmi, perché lei prima ha parlato di umori. Io volevo sapere quali sono i sintomi della depressione. Certo, come dicevo prima, la depressione rappresenta la depressione maggiore, uno delle
dei disturbi, no, presenti all'interno di un quadro più grande che quello di disturbi dell'umore. Quando noi parliamo di depressione maggiore, esiste fondamentalmente un criterio che è importantissimo: la presenza di quello che viene definito un episodio depressivo maggiore. Cosa vuol dire? Episodio depressivo maggiore implica la presenza per almeno 6 mesi all'interno della persona di tristezza, pianto cronico, quindi quelli che sono i sintomi più comuni e più conosciuti, però anche mancanza di energia, quindi la persona spesso passa grande parte del suo tempo a letto, perché non essendo più stimolata, non essendo più in forze, fa proprio fatica ad affrontare la giornata. Mancanza di energia, quindi energia fisica, perdita a volte dell'appetito o al contrario, aumento spropositato dell'appetito, anche qui perdita o aumento del sonno, ad esempio. Mancanza di motivazione. Tutte le persone che soffrono di depressione iniziano ad avvertire come non più stimolanti, non più appaganti, non più magari anche divertenti tutte le attività che prima erano considerate piacevoli. Tutto ciò porta a far sì che la persona quasi si accartocci su se stessa, perché vengono a mancare completamente gli obiettivi di vita. È proprio il fatto che manchino gli obiettivi e che non si riesce a dare un senso alla propria giornata, far sì che, come dicevo prima, la persona arrivi in una fase grave, no, del problema, a stare a letto. Perché? Perché noi tutti siamo spinti dalla motivazione, la motivazione di alzarci, di andare in bagno, di lavarci, di mangiare, di lavorare, di studiare, cioè di andare a nutrire quelli che sono i nostri bisogni. Ecco, la persona depressa perde completamente il bisogno, e perdendo il bisogno perde la motivazione a fare anche cose più elementari. Inoltre esistono tutta una serie di sintomi che vengono definiti anche sintomi cognitivi, cioè quelli che vanno a influenzare i nostri processi e le nostre funzioni mentali, come ad esempio il pensiero, l'attenzione e via dicendo. Una persona depressa con episodio depressivo maggiore ha difficoltà a prestare attenzione, difficoltà a prendere decisioni, difficoltà anche di memoria. Tutto questo ovviamente, i sintomi cognitivi come i sintomi comportamentali, i sintomi dell'umore, portano la persona ad avere una difficoltà di adattamento e all'interno dei propri contesti di vita, che sia esso familiare, che sia relazionale, che sia lavorativo, oppure semplicemente non scolastico. Una persona che perde motivazione, perde voglia di affrontare tutto, con umore costantemente verso il basso, ovviamente andrà a modificare in negativo questi contesti di vita, magari perdendo il lavoro, non riuscendo più a studiare, non riuscendo anche più a gestire magari una relazione sentimentale, o addirittura allontanando le persone che sono intorno a lui. Perché? Perché magari non riescono a gestirlo, non riescono ad aiutarlo. Lei, dottore, ha citato tante motivazioni, però il nostro campanello d'allarme, quello piccolo, come bisogna muoversi? E soprattutto la persona che sta accanto, in questo caso, quanto è importante e soprattutto come bisogna agire? Perché dall'altra parte che noi parliamo, io e lei, ci sono tante persone, no, che si trovano un po' a dire: oh mamma, forse io ho un pianto cronico, allora come bisogna muoversi, dottore? Allora, innanzitutto è importante, no, anche, no, in base al tema di oggi, quello di conoscere il problema. Spesso, no, da quando sono studente di psicologia, una cosa che è sempre mi è stata detta: si prende il manuale, no? Esiste un manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Leggendolo uno può pensare, no, praticamente di avere qualsiasi cosa, un po' anche come, no, le malattie in generale. Però è importante conoscerlo, è importante saper riconoscere determinate difficoltà. La tristezza, il pianto, non rappresentano per forza un sintomo di depressione. La depressione è qualcosa di completamente invalidante, qualcosa che ha una durata ovviamente cronica, si intende di 6 mesi, però non rappresenta diciamo una diretta conseguenza della tristezza. Spesso noi l'associamo anche ad eventi, no? Pensiamo che a causa di un evento la nostra capacità di gestire il momento e di non essere magari in grado di gestire quel momento ci potrà portare a essere depressi. Sicuramente, come magari vedremo più avanti, esistono vari tipi, no, di disturbi dell'umore, vari tipi di depressione, esistono anche diciamo tipi di tristezza più leggeri.
quello che noi possiamo fare appunto è conoscerla, chiedere aiuto soprattutto. Non è così facile autodiagnosticarsi determinate difficoltà, spesso c'è bisogno dell'aiuto di un esperto. Quante volte noi qui in terapia vengono persone con autodiagnosi di ansia, di depressione, a volte anche addirittura di disturbi della personalità, e la prima cosa magari che viene fuori è smentire quella convinzione, perché si è magari o esagerato nel definire la propria sintomatologia, o addirittura si è confusa con magari un problema diverso. Ovviamente non è facile né lavorarci su se stessi, quindi capire per quanto riguarda noi stessi, ma ancora di più magari cercare di aiutare gli altri. Anche questo è un aspetto molto delicato. Di solito si suol dire, no? Sostanzialmente ormai l'ansia, la depressione è un nostro compagno di vita. Di solito ironicamente si scherza su questa battuta. Lei condivide questo detto? Sì, e penso che sia una delle consapevolezze e conoscenze più importanti che bisogna acquisire. Questo vale appunto, no, come giustamente detto, sia per la depressione come per l'ansia. Che vuol dire? Più che depressione direi tristezza in questo caso. Spesso le persone tendono a demonizzare determinati tipi di emozioni, no? Vorremmo tutti avere una vita fatta di serenità, di sola felicità, di sola gioia, però esistono anche tutta una serie di emozioni come l'ansia, come la tristezza, ma anche la rabbia, no? Che hanno quasi una connotazione più negativa. Però spesso io chiedo, ma anche in terapia, no? Riusciresti a immaginarti una vita senza ansia, senza tristezza o senza rabbia, quindi senza una delle emozioni principali? Perché? Perché queste hanno una funzione utile per noi, una funzione quasi di sopravvivenza. La tristezza serve a farci capire anche cosa va bene per noi e cosa no. All'interno di una relazione, all'interno di un contesto lavorativo, il fatto di vivere con gioia o di vivere con tristezza determinate dinamiche fa capire anche semplicemente cosa fa o cosa non fa per noi, cosa ci piace o cosa non ci piace, cosa ci fa stare bene e cosa no. Stesso discorso anche ovviamente no per l'ansia, disturbo che di solito va di pari passo insieme a quello dell'umore, no? Esistono dei quadri che vengono proprio definiti ansioso-depressivi, e più noi cerchiamo di allontanare queste emozioni che in realtà hanno una funzione positiva per noi, cioè quello di farci stare dall'altro sul chi va là, ma dall'altro lato di imparare a conoscerci meglio, perché capire quando queste emozioni si attivano e saperle leggere permette di dare a noi stessi una conoscenza maggiore sul nostro funzionamento, e so anche quello che sono le nostre banalmente preferenze nella vita. Dottore, volevo sapere se gli antidepressivi sono efficaci. Sì, certo. La difficoltà, diciamo, farmacologica dove sta? Sta spesso nel pregiudizio che c'è dietro l'assunzione di psicofarmaci. Sicuramente è un qualcosa che richiede l'ausilio del medico specialista, è un qualcosa che non va sottovalutato, va preso sicuramente in determinate situazioni. Però sì, sono efficaci, non sono risolutivi, ovviamente. Il problema qual è? Spesso il farmaco lavora sul sintomo. Gli antidepressivi sono efficaci, come anche gli ansiolitici, no? Sono non efficaci, super efficaci nel lavorare sul sintomo. Soprattutto le nuove tipologie di antidepressivi, no? I ricaptatori della serotonina, che sono la nuova generazione che permette di avere una efficacia ancora maggiore sul sintomo e sui vari sintomi della depressione. Però cosa succede? Spesso, no, lo vedo anche in terapia, si innesca nel paziente una convinzione nella persona, no, in questo caso depressa, e quando smetto i farmaci e quando i farmaci piano piano, perché sto meglio, andranno interrotti, io tornerò allo stato precedente. Questo è un rischio che c'è, non è un rischio che c'è sempre, però quello che c'è da sapere è che qualsiasi problema di tipo psicologico o psichiatrico ha una componente biologica sicuramente, no? Non sempre ben individuata, ma anche una grande componente psicologica e che deriva dalla modalità, in questo caso in particolare per la depressione, di vedere il mondo e la propria vita. Spesso appunto si parlano dei pensieri del depresso, che vede come una visione completamente negativa di se stesso, del mondo e del futuro. Ecco, se non si lavora sulla prospettiva che si hanno sulle cose, in questo caso sul pensiero, sui pensieri e la cognizione in questo caso del paziente depresso, il rischio che interrompendo magari il farmaco questo tipo di pensieri possono riattivarsi, perché
non c'è più l'antidepressivo che va a abbassare la soglia dei problemi tumore, si può ritornare allo stato precedente. Per questo è spesso importante anche le maggiori linee guida internazionali, no? Nel trattamento dei disturbi psichiatrici, in particolare in questo caso nel disturbo depressivo maggiore, richiedono il doppio trattamento farmacologico e psicoterapeutico. Dottore, quanto è necessario la psicoterapia? Tanto, veramente tanto. Sembrano ovviamente scontato, detto da uno psicoterapeuta, però come dicevo, il farmaco sicuramente aiuta, no? Il farmaco è facile, quello che devo fare è prendere delle gocce, prendere delle pillole, non sono coinvolto nel processo di cambiamento, quindi è sicuramente la strada più breve e spesso e volentieri è la strada più utile. La psicoterapia esclusiva, senza l'apporto dell'aiuto dell'ausilio farmacologico, si è dimostrata efficace nei casi di depressione cosiddetto lieve e lieve moderato. Nei casi moderati e moderati gravi, la terapia farmacologica risulta fondamentale per poter lavorare sul disturbo dell'umore. Perché? Perché il paziente, come diciamo, non sente le risorse, non sente le energie, e quindi poterle riguadagnare attraverso l'utilizzo del farmaco permette poi di poter migliorare il lavoro terapeutico. Perché si può provare a lavorare su se stessi, ma se non si sente di avere energie è più difficile. Ma quando si hanno, la psicoterapia è fondamentale, perché, come dicevo, il lavorare sui pensieri, sulle cognizioni, sulle emozioni, attraverso tutta una serie, soprattutto nell'approccio cognitivo-comportamentale, di schede, di scenari, di ristrutturazioni, anche di tecniche, permette poi di fare quel passaggio, che è un passaggio non esteriore, no? Quindi il farmaco, ma interno, in cui io cambio la prospettiva del mondo, del futuro e di me stesso. Immaginiamoci che i pazienti con depressione, in particolare nei casi no, un po' più gravi, soffrono di due diciamo sintomi, tra virgolette, no? Perché non sono presenti nei manuali, ma rappresentano la descrizione di questi pazienti. La perdita di speranza nei confronti del futuro è quella che viene poi definita l'impotenza appresa, ovvero io non mi sento in grado di poter gestire, affrontare e cambiare la mia situazione. Ecco, questi due stati mentali sono quelli che più mantengono e rinforzano lo stato depressivo, e la psicoterapia ha il compito, se non il dovere, di lavorare su questi. E ovviamente, quando ce n'è la possibilità, spesso e volentieri la psicoterapia è efficace. Efficace perché si lavora sulla depressione lieve, sia sulla depressione moderata, ma anche nei casi più gravi, permettono di far sì che il paziente acquisisca gli strumenti per cui, una volta interrotto il farmaco, io riesca a gestire i miei stati emotivi, riesca a vivermi anche un momento di sofferenza senza poi sfociare, no, nella depressione. Proprio come ho detto prima, lei lavora alla Therapy Center, dove svolge appunto come ruolo come coordinatore della sede, no? Però io volevo chiedere, cosa prevede il modello cognitivo per quanto riguarda comportamentale nel trattamento della depressione, dottore? Certo, il trattamento cognitivo comportamentale, che facendo una premessa, nelle linee guida internazionali del trattamento, in particolare disturbi dell'umore e della depressione, rappresenta forse il trattamento considerato elitario, in generale, e ovviamente nel contesto depressivo, lavora su tre aspetti: i pensieri, le emozioni e i comportamenti. Prendiamo l'esempio del depresso, no? come dicevo poc'anzi. I pensieri della persona con depressione sono sempre orientati a una visione completamente negativa di sé, degli altri, del mondo, delle situazioni, del futuro. L'obiettivo della terapia cognitivo-comportamentale, attraverso gli strumenti tipici di questo approccio, è quello di, in termini tecnici, ristrutturare il pensiero, cioè sostituire un pensiero che alimenta e mantiene il problema con dei pensieri più realistici, più gestibili e che aiutano ad affrontare una determinata situazione. Può sembrare qualcosa di un po' aleatorio, però esistono degli strumenti, esistono delle schede, esistono degli esercizi per cui il paziente inizia a diventare consapevoli di quali sono i propri processi mentali, di quali sono i pensieri che susseguono determinate emozioni. La psicoterapia cognitivo-comportamentale si basa su un presupposto: i pensieri influenzano le nostre emozioni. La modalità con cui io penso,
anche in maniera inconsapevole, anche in maniera automatica, in cui magari non ho piena coscienza, no, di quello che del pensiero che c'è nella mia testa, influenza la portata e la tipologia delle emozioni che io provo. Se avrò un pensiero di non ce la farò mai, la vita non ha senso, non riuscirò ad andare avanti, non ce la farò a superarla, questo tipo di pensiero, ovviamente a quale emozione può essere associata, che emozione può portare? La tristezza, il senso di impotenza, la frustrazione. E quindi lavorare su questo aspetto è fondamentale, come è fondamentale lavorare sulle emozioni. Pazienti di questo tipo, come anche no, ansiosi, come dicevo prima, arrivano in terapia chiedendo di non essere più tristi, di non avere più ansia. È impossibile. Quindi una educazione, anzi quello che in termini tecnici si chiama psicoeducazione, quindi educazione alla propria psicologia, sta proprio nel imparare a capire cosa sono le emozioni, qual è la giusta espressione di queste, in modo da non poter neanche utilizzare come alibi il fatto che io mi sento ancora triste. È normale sentirsi ancora tristi. Non è normale, ovviamente, non è giusto, non è funzionale cadere nel vortice. E infine ci sono i comportamenti. I comportamenti anch'essi influiscono e mantengono lo stato depressivo. Il non uscire più di casa, il rinunciare alle attività piacevoli, rappresenta un qualcosa che mantiene e peggiora la problematica, la tristezza, l'umore e tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Qual è la logica utilizzata? La logica utilizzata è: sono depresso, non mi godo più niente, per cui non esco, per cui non faccio più le cose. Compito della terapia è ribaltare questa logica interna del paziente. Più non esco, più non faccio le cose, più sono depresso. È un qualcosa che non sempre è facile da trasmettere, perché come dicevo, a differenza del farmaco, la psicoterapia ha un pregio, ma anche no, un, che vogliamo chiamarlo così, difetto, ossia il dover impegnarsi attivamente nel processo di cura e cambiamento. La motivazione ovviamente in questo è fondamentale, però qual è la differenza? È che se io sono promotore del mio cambiamento, questo cambiamento sarà duraturo e che porterà anche a prevenire nel futuro eventuali ricadute o possibili no, ritorni allo stato, in questo caso, depressivo. Dottore, io con lei volevo fare un passetto indietro, se lei è d'accordo. Ma come mai ad oggi si diventa più depressi? Perché una volta forse non c'era tutta questa, praticamente neanche andare dal psicologo un po' era un po' una vergogna, ammettiamola. Ad oggi invece mi sa che è all'ordine del giorno. Come mai si diventa così depressi? Vuoi per il lavoro, vuoi per il Covid, che veramente stiamo vivendo una situazione davvero drammatica. E dall'altro volevo pure parlare con lei per quanto riguarda anche gli adolescenti, che non è da sottovalutare nemmeno. Assolutamente. Iniziamo col dire che non esiste una vera e propria causa per la depressione, no? Il fatto che ad oggi sia quasi più presente è dettata anche dal fatto, no, ma come la depressione, come l'ansia, ma banalmente anche i disturbi specifici dell'apprendimento nei ragazzi. Ci sono tutta una serie di problematiche psicologiche che nel corso degli anni sono esplose, no? Un po' perché prima c'erano, ma magari non c'era la conoscenza giusta per riconoscerle. Un po' anche perché adesso c'è maggiore attenzione, c'è maggiore cultura psicologica, che questo, devo dire la verità, nel corso degli anni sembra essere, no, andare sempre meglio. Sicuramente per quanto riguarda nel caso specifico la depressione, c'è un discorso molto ampio da dover fare. Innanzitutto la depressione non ha una causa specifica, esistono una serie di fattori, no? Un'eziopatologia molto variegata, dove non esiste un rapporto causa-effetto, ma esiste un rapporto di maggiore probabilità, cioè determinati eventi, determinate situazioni portano ad avere maggiore probabilità nella vita di sviluppare un episodio depressivo. Ad esempio ci sono fattori di tipo biologico-genetici, si dice, no, che non esiste ancora uno studio che conferma la presenza di depressione associata ad esempio a uno specifico neurotrasmettitore. Ad oggi quello che si sa è che sicuramente ciò va a intaccare in particolare la serotonina, la noradrenalina, che porta a un'iperstimolazione dell'asso ipotalamo-ipofisarene, che poi a sua volta porta a generare maggiore cortisolo, cioè maggiore ormone dello stress, che ovviamente porta quindi a vivere lo stato nel lungo periodo depressivo. Però quali sono le cause? Sono tante, possono essere aspetti ambientali,
eventi più o meno traumatici che vanno a mettere a dura prova la resilienza dell'individuo, quindi di saper gestire un evento no difficile o stressante, che però è soggettiva. Lo stesso evento non ha lo stesso effetto su persone diverse. In questo caso, ad esempio, si parla di depressione reattiva, cioè una depressione che dipende da uno stato ambientale, ad esempio perché ho perso, diciamo, un partner, perché ho vissuto un lutto, perché ho perso il lavoro. Poi ci sono fattori, ad esempio, anche personali, quello che dicevo prima, la resilienza. Il livello di resilienza, cioè di affrontare gli stimoli esterni, le avversità della vita, è soggettiva. Questo è sicuramente un qualcosa, però, che in psicoterapia, ad esempio, si può allenare. Non è una condanna alla nostra resilienza, no? È un qualcosa che sicuramente si può, su cui si può migliorare. E infine ci sono anche gli aspetti familiari. La famiglia di appartenenza, il nucleo familiare sicuramente può influire nello sviluppo meno di una depressione, ma di una problematica psicologica in generale. Diciamo, gli studi più certi riportano che la presenza di genitori con un quadro di attaccamento nei confronti del figlio che viene definito di tipo disorganizzato, quindi magari senza essere rispondente alle richieste del figlio, forte incoerenza tra amore e odio all'interno della relazione e aspetti, diciamo, di incuria psicologica ed emotiva, possono portare nel corso del tempo a sviluppare con più probabilità disturbi di tipo psicologico, tra cui ovviamente la depressione. Sicuramente, per quanto riguarda invece il discorso dell'approcciarsi alla psicoterapia, ad oggi sicuramente è più sdoganata. Prima, perché come dicevamo, c'è più informazione, c'è più anche meno assenza di pregiudizio. Prima il pregiudizio che accompagnava la psicoterapia, come la psicologia in generale, la psichiatria, era essere il medico dei pazzi, no? Lo psicologo è il medico di colui che non sta bene e che è appunto il pazzo. Ad oggi questo tipo di pregiudizio spesso e volentieri è stato superato e penso che ha favorito un sacco la possibilità di prendersi cura della propria salute mentale, che sempre di più si sta mostrando essere prioritaria per le persone. Basti pensare, no, nel nostro centro abbiamo negli ultimi 2-3 anni abbiamo superato le 2000 richieste di psicoterapia. Però ad oggi, se c'è un elemento di resistenza che ancora fa sì che le persone dubitano del voler approcciarsi alla psicoterapia, non è tanto più che lo psicologo è il medico dei pazzi, ma che lo psicologo rappresenta ad oggi il medico dei deboli, cioè di coloro che non ce la fanno da soli, in questo caso della depressione in particolare, coloro che non ce la fanno ad affrontare la vita. Diciamo, dottore, che un po' era vista tipo come un'offesa, nel senso vai dal psicologo, ma io non sono un pazzo, cioè nel senso che veniva comunque tipo quasi offeso di questa cosa. Fortunatamente un po' si è evoluto, come sta dicendo lei, con gli anni. Addirittura voi, come iscrizione del Therapy Center, addirittura da quanto, da che anno, quante iscrizioni avete avuto? Sì, negli ultimi 2-3 anni siamo a più di 2000 ingressi come pazienti. Tanti, parecchi, dottore. Però, come dicevo appunto prima, e come diceva, io ho ascoltato con molta attenzione, ci sono diverse forme di depressione. Però volevo sapere, il Covid, dottore, che non abbiamo parlato, quanto ha influito nella diffusione del disturbo? E ancora oggi tanti ragazzi, o comunque che hanno paura, no, del reddito di cittadinanza, che un po' lo vedono loro suo e se ne vanno di testa, nel senso che hanno paura, come farò a campare, come, cosa darò ai miei figli? Questo è veramente un grande enigma e mi volevo confrontare con lei, che chi meglio di lei, insomma, ha tanti pazienti, credo che ne abbia avuto anche di questi casi, presumo. Sì, assolutamente, anzi proprio oggi, no, prima del collegamento, ero in terapia proprio con una, no, adolescente, no, di 13 anni, con problemi, no, depressivi. In realtà la depressione, partiamo dal presupposto, a differenza di tante altre problematiche di tipo psicologico o psichiatrico, non ha una vera e propria età di esordio. Può capitare nei bambini, negli adolescenti, negli adulti, addirittura negli anziani. Là c'è tutto un discorso a parte, no, da dover fare. I motivi sono tanti. Negli adolescenti sicuramente negli ultimi anni, dal Covid in poi, c'è stato un aumento delle diagnosi, non solo di depressione ma anche di ansia. Il Covid non ha aiutato, sia per la
la chiusura, no? Quindi lockdown, l'abbattimento della socialità per un lungo periodo. E in più, oltre alla questione Covid, che sicuramente non ha aiutato, ma che secondo me non è fondamentale ad oggi nel determinare i problemi psicologici nell'adolescente, ma è un contesto più generale, societario. Cioè, sicuramente c'è l'aspetto Covid, con tutto quello che ben sappiamo, forse non è neanche necessario ripeterlo, ma c'è anche un aspetto legato alle, ad esempio, alle nuove tecnologie. I ragazzi d'oggi si conoscono sempre meno. Spesso in psicoterapia, no, tra le prime domande che faccio è: cosa ti piace? Come passi il tuo tempo? La risposta sembra paradossale, la maggior parte delle volte è boh, non lo so. Guardo il telefono, guardo un video. Le persone ad oggi non si conoscono, non hanno stimoli, non hanno obiettivi. E quando io non ho obiettivi, quando io non ho stimoli, è sempre più facile cadere vittima, no? di tristezza e appunto, no, piano piano di evolvere in depressione. Come giustamente, no, riportavi tu, anche la paura del futuro in un mondo, sia per gli adulti in questo caso che per i ragazzi, sempre più precario, sempre più incerto, dove anche tutte le notizie che ci circondano ci fanno vivere questo senso di incertezza, di precarietà riguardante il Covid, quindi i lockdown, le chiusure, avrò un futuro, avrò un mio posto nel mondo, riuscirò a trovare il mio equilibrio lavorativo ad esempio, poi no, subentra il problema magari della guerra, caro bollette, l'aumento dei costi della vita, presenza o assenza, no, di reddito di cittadinanza dal punto di vista, no, politico, tutte decisioni che o situazioni che a prescindere che siano giuste, sbagliate, belle o brutte, che alimentano continuamente questo senso di precarietà, questo senso di assenza di futuro e difficoltà di trovare un posto nel mondo. E cosa abbiamo detto prima? La depressione come si descrive? Come la assenza totale di speranza nei confronti del futuro. Ebbene, quando ci troviamo in una società, in un contesto dove vuoi per la modalità con cui vengono comunicate, vuoi perché effettivamente sono eventi reali, quindi è la cronaca di quello che succede, e che quindi già incrina la nostra speranza per il futuro, persone con una resistenza, una resilienza, oppure la non fortuna magari di provenire anche da contesti socioculturali protettivi da questo punto di vista, possono più facilmente poi incombere in questo tipo di difficoltà. È abbastanza chiaro, dottore. Mi ci metto anch'io perché anch'io sono genitore e, come lei ben sa, non c'è un manuale di istruzioni. Anche ho due ragazzi adolescenti, ma parlo io, ma perché non mi piace parlare di altri, quindi mi metto sempre in primis. Però ad oggi è difficile, come appunto dicevo prima, fare il genitore. A maggior ragione quando poi lei un secondino fa mi ha detto: prima avevo un ragazzo, un tredicenne, che comunque le prime cose che dici, cosa ti piace fare? Boh, lì rimani allibito, perché io credo che anche i videogiochi, tutto quello che riguarda la tecnologia, c'è una parte tagliente, perché comunque fa male ai ragazzi, non hanno spirito di iniziativa, non hanno modo. Ma io credo che anche il Covid abbia veramente bloccato, perché non si riesce ad andare avanti, anche parlando, no, interfacciando un pochettino con i docenti, no? Dice però hanno delle lacune, perché prima, anche lì voglio dire, dottore, è veramente è grande, è grossa come situazione, quindi a maggior ragione un genitore in questo caso come bisogna comportarsi, e soprattutto perché se lo prendi col cattivo secondo me è peggio. Io in un certo senso cerco di fare un po' l'amica, in questo caso fortunatamente spero di essere una brava mamma e questo problema non ce l'ho, però io la mano sul fuoco non ce la metto mai, sono sincera. E quindi per tutte le mamme che comunque ci stanno sentendo, ascoltando, cosa ci può dire? Perché noi non abbiamo un manuale d'uso, quali sono i campanelli d'allarme? Anche perché l'adolescenza un po', diciamo che fa, come dire, sono un pochettino così, nel senso vulnerabili, mettiamola così, e che sia soprattutto per le femminucce e anche poi anche per i maschietti, che come la metti, non va mai bene. In quel caso? Sì, sicuramente no, un po' come dicevi, non esiste il manuale per essere un buon genitore, anche perché ad ascoltare gli adolescenti, no, un genitore come fa sbaglia, quindi di certo non è semplice. È vero, no? Al giorno d'oggi ci sono mille cause che vanno dal Covid e tutta un'altra serie di
di situazioni che fa sì che i ragazzi abbiano difficoltà nel conoscersi semplicemente nel cosa gli piace o nella capacità di intrattenersi. Come riconoscere, diciamo, eventuali difficoltà psicologiche in questo caso, ma mi piacerebbe parlare in generale, però diciamo depressivi, non è facile, no? Perché giustamente come veniva detto, l'adolescente è stabile, l'adolescente per natura passa da un eccesso all'altro, anche semplicemente nel rapporto con il genitore, no? Si passa da uno stato, quello diciamo di fanciullezza preadolescenza, in cui il genitore veniva visto quasi come, no, idealizzato, quindi qualcuno a cui fare sempre riferimento. Nell'adolescenza il genitore viene contestato, quindi non è neanche facile per il genitore comprendere determinate dinamiche, perché spesso le deve leggere perché non gli vengono comunicate. Sicuramente anche qui la conoscenza del problema è importante. Un ragazzo che tende a isolarsi, un ragazzo che tende a non voler più uscire, un ragazzo che tende a avere difficoltà nel fare amicizia, che tende a essere chiuso, che mostra scarsi interessi, sicuramente può essere un campanello d'allarme che può far preoccupare. Consiglio sempre in questo caso di rivolgersi a uno specialista, ma perché? Perché è difficile spesso distinguere un periodo da una problematica, un momento no, da un eventuale disturbo. Non riusciamo, spesso noi stessi magari che lo viviamo, a identificarlo, ancora di più a spiegarlo magari alle persone vicine, quindi un aiuto in questo caso è importante. Cosa fare magari in questi casi, qualora dovessero presentarsi questo tipo di difficoltà? È sicuramente quello appunto di non essere, come giustamente dicevi, scontrosi, non essere giudicanti, non essere pesanti nei confronti del ragazzo, ma riuscire ad avere quell'equilibrio in cui riusciamo a essere vicini, soprattutto quando percepiamo, a prescindere dalla depressione, no, ma che sia un periodo di disagio o di preoccupazioni per il ragazzo. Nel caso della depressione, no, ci sono spesso delle frasi che vengono riportate da familiari o amici, no, nei confronti del ragazzo, della persona in generale depressa, che non aiutano. Spesso viene detto: è tutto nella tua testa, il problema è tuo, io non posso farci niente, guarda le cose belle della vita, ma perché sei felice non ti manca niente, smetti di pensare solo a te e ai tuoi problemi. Questi sono ovviamente dal punto di vista del ragazzo, dell'adulto con disagio, con difficoltà, con depressione, rappresentano uno stimolo a chiudersi. Perché? Perché in quel momento non avvertono comprensione, non avvertono empatia, non avvertono che il loro problema, seppur non visibile perché interno, è un reale problema. Questo sicuramente non capita soltanto perché magari dall'altro lato ci sono persone che non hanno sensibilità, ovviamente. Capita anche perché spesso questi tipi di difficoltà non sono ben conosciute, non si conoscono bene. Quindi il dire semplicemente: vabbè, ma di che ti preoccupi, non è successo nulla o non hai nulla, non rappresenta una frase con una connotazione negativa, ma magari è semplicemente un non so come aiutarti, questa è l'unica cosa che sono in grado di dirti e che so dirti, e quindi ci provo. Però noi cosa possiamo fare in questi casi? Spesso dobbiamo confondere il nostro ruolo, che può essere di genitore, amico, moglie, marito, fidanzato, fidanzata, con quello dello psicologo, comunque del salvatore in generale. Il nostro obiettivo non è risollevare la persona a fianco a noi, ma sostenerla, ma esserci anche nel momento di sofferenza. Quindi anche semplicemente un cercare di esplorare qual è il problema, no? Recentemente mi sei sembrato giù, mi sto preoccupando per te, che cos'hai? Quando vuoi puoi parlarmene, come ti posso essere d'aiuto, tu sei importante per me. Sono tutti aspetti, no, che non, e anche frasi, che non vanno nel versante di, tra virgolette, cura, cioè del devo risolvere il problema, devo far sì che l'altra persona stia meglio, ma vanno nel versante di esserci, dell'essere presenti nonostante la difficoltà. So che non è facile, perché spesso un genitore, un fidanzato, una fidanzata fa fatica, perché è doloroso, no, vedere la persona che teniamo, quindi il nostro figlio, il nostro partner, chiunque esso sia, stare male. Quindi cerchiamo in tutti i modi di trovare una soluzione. Perché? Perché noi in primis non riusciamo a gestire la nostra sofferenza nei confronti di quello che vediamo. Però più cerchiamo di affrettare, più cerchiamo di risolvere, a volte peggio facciamo, perché facciamo sì che l'altra persona non si senta capita e magari si apra ancora meno con noi. Per questo è importante, quando io colgo segnali d'allarme, magari cercare di affidarsi a un professionista.
Come appunto diceva lei, sono quelle parole che inavvertitamente non lo fai apposta, ma che cosa ti arrabbia, cioè, ma che cosa è? Hai tutto nella vita, sei incontentabile, forse perché hai avuto tanto, no? E troppo, hai tutto e tanto, spesso e volentieri è una frase che comunque pronunciamo tanto. Come comportarsi in questo caso se un amico, un parente, insomma, ne soffre così? Con l'adolescente, vabbè, il bambino, sai un attimino, quando c'è per esempio un amico o comunque un parente che ne soffre, come comportarsi? Allora, non ci sono tante differenze, no, da quanto detto, però c'è un aspetto che mentre nell'adolescente il genitore può anche prevaricare, no? Nel senso, anche se il ragazzo non desidera aiuto, cercare di imporre l'aiuto, quindi voglio che tu no, vada a visita, voglio che tu faccia qualcosa per te. Nell'adulto questo è un aspetto più difficile. La modalità di stare vicino è la stessa, cioè esserci. Perché? Perché noi non abbiamo gli strumenti per poter lavorare con questo tipo di difficoltà, che come abbiamo detto spesso, quando arriva a un livello tale, neanche la psicoterapia in maniera esclusiva riesce a essere risolutiva, ma c'è bensì bisogno di un aiuto farmacologico. Quindi figuriamoci, no, i nostri strumenti quanto possono essere di aiuto in realtà? Poco, ma esserci. Nella relazione, nel sostegno, nel non far sentire quella persona sola, nel dare anzi un segnale di speranza può essere molto utile. Però c'è un aspetto che è veramente difficile, quello della motivazione. Una cosa che il familiare, il parente, qualsiasi cosa può cercare di dare alla persona, all'amico, al familiare depresso, è la motivazione a cercare aiuto, a cercare un cambiamento. Perché noi abbiamo parlato di richieste d'aiuto, abbiamo parlato di psicoterapia, abbiamo parlato di cambiamento, di metodi, di approccio cognitivo-comportamentale, ma tutto questo castello crolla se non c'è la motivazione della persona che soffre del problema a voler cambiare. E sembra così scontato, no? Perché noi viviamo la depressione, come magari anche l'ansia, in maniera, in termini tecnici si dice egodistoniche, cioè lontane da noi, un ospite indesiderato che noi non vorremmo. Però spesso e volentieri, nonostante noi non vogliamo magari essere depressi, non vogliamo essere ansiosi e così via, ci troviamo in un paradosso. Non vogliamo essere depressi, ma non facciamo nulla per cambiare. Perché? Perché evidentemente la motivazione non è così forte a spingerci a affrontare un percorso, affrontare un percorso di cambiamento che, come abbiamo detto, implica il mettersi in gioco. Non basta andare in terapia, sedersi e far passare l'ora. Implica un grande lavoro a casa, che sia di semplice riflessione o che sia proprio più pratico. Per dare un esempio, no? Una delle cose, le prime cose che viene detta in terapia, no? Anche forse già in sede di prima seduta, a un paziente con una depressione importante che magari non esce più di casa, è obbligarsi a uscire, obbligarsi a vivere almeno un'attività piacevole, che almeno prima era piacevole al giorno, no? Questo significa anche doversi costringere a fare qualcosa. Come no, magari in un esempio più banale, costringerci ad andare in palestra quando non abbiamo voglia. Questo, la differenza tra il farlo e non farlo, tra il provarci e non provarci, è anche dettata da una grande motivazione al cambiamento. Quando non c'è motivazione diventa difficile. Ed ecco, forse nello spronare la persona vicino a noi, noi possiamo essere un fattore determinante. Dottore, anche in questo caso, quando si suol dire una sana boccata d'aria, pure da solo, però prendere un po' una sana boccata d'aria e non stare chiusa dentro te stessa, ma pure a guardare, che ne so, un paesaggio, immergerti proprio nel mondo tuo, no? Proprio nei casi un pochettino più patologici. Io adesso psicologa non lo sono, però mi corregga se sbaglio, però una sana boccata d'aria, nel senso, quando ti gela un po' il viso, un po' ti riprendi, no? Quindi è veramente l'uscire e aiutarsi. Ma io le volevo fare una domanda che secondo me tutti staranno tutte con le orecchie così, in primis, ma si può guarire dalla depressione, dottore? Assolutamente sì, ovviamente ci sono dei però da dover specificare. Dalla depressione si può guarire, anche dalle depressioni con gravità, no, più elevata, però è fondamentale il doppio percorso psichiatrico-psicoterapeutico. E qui il ma è che il percorso psicoterapeutico deve essere appunto affrontato con motivazione. Cosa succede in alcuni casi?
quando uno dei due approcci, quello farmacologico o quello psicoterapeutico, non viene affrontato nel giusto modo, oppure non viene magari seguito alla perfezione, perché noi ci stiamo concentrando sul lato dello psicoterapeuta, ma c'è anche il lato farmacologico. Quanto spesso, anche no, nella mia esperienza clinica, i pazienti non seguono alla lettera magari la terapia farmacologica e fanno un po' di testa loro, no? In base a loro credenza, a quello che loro credono vada meglio per loro, oppure non vanno a visita di controllo, non sono continui nella terapia. Perché questo è importante sottolinearlo? Perché la depressione da sola non va via. Non possiamo pensare che è una cosa che io posso trascurare e che quindi tanto si presenta oggi e domani non si ripresenta più. L'abbiamo detto, la depressione può durare un episodio depressivo dai 6 mesi a 1 anno, poi sì, magari si interrompe, ma il rischio concreto è di diventare, che diventi ciclico, diventi quasi cronico, e gli effetti della depressione a lungo termine sul cervello sono fortissimi. L'abbiamo detto, cosa coinvolge? Le capacità cognitive, l'attenzione, la memoria, la concentrazione. Tanto è vero che spesso negli anziani c'è una difficoltà nel fare diagnosi, no, di malattia neurodegenerativa, come può essere Alzheimer o qualcosa del genere. Perché? Perché a volte la depressione può portare a dei sintomi simili, perché la depressione nel lungo periodo sul nostro cervello ha un effetto simile a quello dell'Alzheimer, influisce tantissimo sulle nostre capacità cognitive. Quindi la risposta è sì, si può guarire, ma io ci tengo, proprio in virtù anche, no, della propria pratica clinica che mi richiama a dover sottolineare sempre questo aspetto, quando noi seguiamo il percorso psicoterapeutico e psichiatrico farmacologico, lo seguiamo affidandoci al professionista. Perché? Perché fare di testa propria può sembrare, no, vantaggioso nel momento, però poi nel medio-lungo periodo il rischio è che da questo circuito non si esca, quando in realtà è un qualcosa di non semplice, per carità, anzi, richiede grande impegno, ma superabile. Conosce il detto "ognuno di noi è il miglior medico di se stesso", per quello che ha detto appunto prima, perché dobbiamo essere noi un po' il nostro fai da te. In quel caso, dottore, è un po' un'arma a doppio taglio? Esatto, questo tipo, no, di concetto in realtà vale un po' in tanti aspetti della nostra vita, e noi ci creiamo una sorta di teoria del mondo, no, di come funzionano le cose, e quindi di credenze su come funzionano le cose. Queste credenze a volte vanno contro anche la realtà empirica, no, che sia, possa essere quella medica, quella scientifica, ma questo vale veramente nella vita, no, di tutti i giorni. Ed è anche probabilmente giusto così, però ci sono dei momenti in cui il fare da sé può rivelarsi un'arma a doppio taglio. Perché? Faccio un esempio, no? Quello tipico in terapia, dove anche uno degli obiettivi a volte è far sì che il paziente aderisca in maniera concreta e sistemica alla terapia farmacologica. E questa pillola mi faceva male, non ho voluto chiamare il dottore, ho semplicemente deciso di non prenderla e prendere solo l'altra che mi è stata data. No? Il vantaggio qual è? È che magari quella pillola che in quel momento mi ha dato un effetto collaterale molto fastidioso, non la prendo, non avrò più l'effetto collaterale. Ma nel medio-lungo termine qual è? È che magari non riesco a uscirne del tutto. Perché? Perché la mia terapia non è stata una terapia seguita in maniera costante, in maniera precisa, in maniera puntuale. No? È un po' come cercare di voler risolvere il problema, però a volte scappare dalla soluzione del problema, appena questa soluzione presenta delle difficoltà. So che non è facile, so che è difficile, so che richiede grande impegno, grande sforzo, e a volte richiede anche stare male, però quello che io dico sempre, magari è meglio stare male oggi in maniera funzionale per stare meglio domani, piuttosto che cercare di stare un pochino meglio oggi per poi continuare a stare male nel tempo. Lei... nel corso della puntata, dottore, ha citato più volte la tristezza. Io volevo sapere la differenza tra depressione e tristezza, velocemente, perché sta quasi per finire, ho altre 2 o 3 domande per chiudere. Certo, la tristezza rappresenta, no, un'emozione che conosciamo tutti, uno stato interiore dove il nostro umore si abbassa. La depressione
è uno stato sicuramente di tristezza, ma di tristezza molto più forte, molto più cronica, che porta a un pianto, un pensiero continuamente tragico, un pensiero continuamente negativo, e poi, come abbiamo detto, è accompagnata da tanti altri sintomi comportamentali e cognitivi. Però io volevo sapere da lei quali sono i campanelli d'allarme, dottore? Come dicevo, i campanelli d'allarme sono facilmente individuabili dalla conoscenza di quali sono i sintomi della depressione. Una persona che notiamo ha mancanza di energia, inizia a smettere di fare quelle attività che sempre gli sono piaciute, no? Ad esempio un uomo che ha sempre amato, non so, cucinare, magicamente inizia a non cucinare più, che ha sempre amato fare attività fisica, inizia a non farla più. Tutti questi segnali, insieme magari a che si accompagnano a difficoltà di concentrazione, che si accompagnano magari a anche un'espressività, perché non è detto che venga verbalizzata, che sembra sempre triste, sembra sempre giù, anche magari momenti in cui la persona ci sembra sempre distratta, sempre tra le nuvole, che notiamo che fa fatica a mangiare, che fa fatica a dormire, o al contrario, dorme troppo o mangia troppo. Tutti questi segnali possono essere un campanello d'allarme che magari possono far sì che noi ci avviciniamo e chiediamo semplicemente come stai. Ma possono essere recidivi? La depressione? Sì. Sì, purtroppo sì. Sì. La depressione può essere, come dicevamo, no, ciclica, soprattutto quando non trattata. La psicoterapia perché è importante in questo? Un aspetto, no, del percorso psicoterapeutico, soprattutto nel percorso finale, è quello di prevenire le ricadute. Immaginiamo un percorso psicoterapeutico, spesso si immaginano una volta a settimana che si vanno in studio e in stanza. Questo poi diventa piano piano che il paziente ottiene risultati, si va sempre più a diradare, diventano 2 settimane, mensile, anche una volta l'anno. Questo tipo di sedute, no, nel corso del tempo, per un determinato periodo di tempo, anche una volta al mese o una volta l'anno da un certo punto in poi, servono proprio per monitorare e prevenire le ricadute, attraverso anche una serie di analisi che si fanno dal punto di vista psicologico, per vedere se quel processo di apprendimento, cioè di aver imparato a avere degli strumenti che ti permettono di guardare la vita e gli eventi da un altro punto di vista, che ovviamente non vuol dire raccontarsi le favole, ma neanche vivere totalmente nel negativo, se questo tipo di apprendimento perdura nel corso del tempo. Ecco, quando perdura la possibilità di ricadute è quasi nullo, però è importante andarlo a monitorare nel corso del tempo. Dottore, adesso le faccio una bella domanda. Io volevo sapere da lei cosa pensa della società e come giudica la depressione. Allora, la società come giudica la depressione? Beh, penso che c'è uno spaccato molto importante, no? Da un lato abbiamo quello che sta emergendo, cioè una società sempre più attenta ai bisogni psicologici. Quante volte emergono anche articoli di giornale dove vengono raccontati episodi, frasi, momenti, scandali dal punto di vista proprio psicologico, maltrattamenti, anche magari sul posto di lavoro dove la salute psicologica non viene premiata, o come al contempo a volte escono anche, per esempio, articoli di giornale dove vanno a premiare, viene sempre dal punto di vista lavorativo, quelle aziende virtuose che sono lì a constatare, a cercare di prevenire o portare attenzione alla salute psicologica dei, no, magari dei propri dipendenti. Mentre dall'altro lato c'è ancora un po' di pregiudizio, no? Di ciò che non conosciamo e di ciò che non capiamo. Sei triste? Beh, passerà, è un momento, ma non ti è capitato nulla. Pregiudizio legato alla depressione, come dicevamo prima, alla psicoterapia, che viene vista come viene visto lo psicoterapeuta, il medico dei deboli, quelli che non ce la fanno affrontare la vita, quando in realtà rappresenta probabilmente il medico dei coraggiosi, cioè di quelli che hanno il coraggio di affrontare e vedere le proprie fragilità per apportare un cambiamento nel proprio quotidiano e anche proprio nella loro vita. È abbastanza chiaro, però io volevo sapere che spesso e volentieri, per esempio, la diagnosi delle volte può rappresentare un alibi, dottore, può capitato? Sì, a volte la diagnosi ha questo, anche qui, un'arma a doppio taglio, no? Da un lato è un conoscere il problema, sapere qual è il proprio problema e quindi prendere gli strumenti per affrontarlo, come per qualsiasi malattia psicologica, mentale, ma anche fisica. Dall'altro lato può rappresentare un alibi, no? Lo dicevamo prima, un esempio è classico: non ce la faccio, sono depresso, non voglio uscire, non ci riesco. Diventa quasi uno scudo che serve a respingere ogni tentativo di aiuto.
Ebbene, quando si entra in questa dinamica, è lì che si rischia di cronicizzare un problema. La diagnosi deve essere un punto di partenza, che ovviamente non va stigmatizzata, non va interiorizzata, perché spesso anche nella narrazione che noi facciamo, nel parlato, no, io sono depresso, no, io soffro di depressione. Sono già due modi diversi di raccontarsela, e di esprimerla. Quando si va nell'interiorizzare questo problema, io sono depresso, a volte l'immagine di noi diventa l'immagine di una persona depressa e questo può rendere la persona ancora più resistente al trattamento. Dottore, noi siamo in chiusura, però le volevo fare una domanda un pochettino fuori dallo schema. Parliamo sempre dell'adolescenza e volevo sapere, l'ipersensibilità adolescenziale in questi tempi, purtroppo, ahimè, si nasce, non ci si diventa, però in questi tempi, soprattutto un po', no, con gli altri, sei un pochettino fuori dal coro perché si sentono tutti, no, leoni, però in quel caso un ragazzino o una ragazzina ipersensibile, nata perché è nata col fatto congenito così, in quel caso come bisogna comportarsi? E soprattutto il genitore, in quel caso quando si rende conto, no, che porta a casa, a scuola hanno fatto, a scuola hanno detto, a scuola ho chiesto scusa, in questo caso come ci si comporta, come bisogna comportarsi? Allora, partiamo dal presupposto che l'ipersensibilità, direi, è quasi un dono, no? È segno di una grandissima intelligenza emotiva. Noi l'intelligenza, no, siamo abituati a quantificarla in termini, no, di conoscenza, di sapere, di abilità mentali, ma c'è anche tutto un lato di intelligenza emotiva, che nella vita permette di ottenere grandissimi risultati personali, ma anche, no, professionali. Sicuramente in determinati contesti, che non riguarda in realtà solo l'adolescenza, no, ma anche banalmente nell'adulto, l'ipersensibilità può essere un fattore discriminatorio nell'integrazione, nell'affrontare determinate difficoltà, nell'affrontare determinati eventi, no, critici nella vita. Quello che si può fare, ovviamente da genitore è sempre difficile, no? Cerchiamo di spronare, i nostri figli ad affrontare, e questo sicuramente è un aspetto importante. L'ipersensibilità, all'interno di un contesto, non so, diciamo scolastico, dove magari io posso sentire di non avere gli strumenti per poter reggere il confronto con gli altri, no? Che magari sono più furbi, anche magari più maliziosi, no, di me, io cosa magari cerco di fare? Cerco di fuggire da questo contesto, cerco la protezione degli altri, cerco la protezione anche dei miei genitori. Ebbene, a volte soddisfare questo bisogno di protezione, sempre e costantemente, può essere un'arma a doppio taglio, perché l'ipersensibilità è un dono, che va ovviamente compensata con tanti altri aspetti nella vita, e questo compensarlo a volte sta anche nel ottenere dei fallimenti relazionali e sociali che mi permettono di acquisire quelle esperienze e quella conoscenza, anche attraverso il dolore del momento, per poter evolvere e quindi far diventare quell'ipersensibilità un pregio e non ovviamente un limite. Questo dipende da un genitore che accetta di vedere anche fallire il figlio o anche vederlo soffrire, da un figlio che accetta di soffrire e che soprattutto quel dolore non rimane dolore, ma diventa un dolore dal quale imparare qualcosa. Dottore, se qualcuno volesse seguirla, so che lei ha la pagina Instagram, infatti, insomma, lascio a lei e soprattutto non lo so se una si è trovata bene, no? Nel modo in cui si è posto, anche perché queste cose sono proprio a pelle, no? Si sente a dire sì. Come bisogna fare? Come bisogna contattarla? Potete trovarmi su Instagram con il nome di Davide Mottola, psicologo, oppure se volete, diciamo, eventualmente fissare un appuntamento o qualsiasi cosa, potete contattare sui canali social, il TCE Therapy Center. Perfetto, dottore, io volevo ringraziarla, è passata quest'oretta, grazie che ci ha fatto proprio conoscere e affrontare proprio quello che abbiamo oggi cercato di fare con lei. Grazie ancora di cuore e alla prossima, perché un arrivederci. Grazie mille a lei, grazie mille a Grazie. lei, arrivederci. Grazie ai miei amici a casa, alla prossima dal 60 News e come dico sempre, con Raffaello.
Questo programma è presentato da...